focaccine e cereali al profumo dell'orto, prosciutto e fontina, farina Manitoba, poi farro, kamut, grano saraceno. Io ho utilizzato, ci va burro, un po' di acqua, lievito, un po' di zucchero, uova, sale. Impastate tutto e alla fine avete questo risultato. Dobbiamo rimpastarla con tutti questi ingredienti. È una focaccia che va farcita all'interno. Quindi io riprendo il mio impasto e quelle che sono prosciutto cotto, fontina, zucchine, carote, metto tutto dentro. Ci va anche un tuorlo d'uovo che mi serve da legante. Lo faccio girare un altro po' in macchina. Vedete che questa è una bella pasta farcita. Se voi già vi fate tipo come quando si fanno i gnocchi, questa pallina qui, mettete la pallina di pasta lì dentro, quando vedete che si alza la inforniamo. Io qui faccio lo stampino, potevo fare tranquillamente la corona, ma potrei fare anche una treccia. Quando è cotta la taglio a fette e la posso usare anche vicino a delle creme, a dei formaggi, anche vicino ai formaggi. Ma questo è già molto ricco e buono così per conto suo.